prima di tutto il resto devo assolutamente salutare la Chiara e la Francesca, soprattutto la Francesca perché sennò mi minaccia di morte se non lo faccio, quindi saluto la Chiara e la Francesca e vi lascio addirittura scritti qua sopra i loro Instagram per rendere ricche e famose. Here we go, come with me. There's a world out there that we should see. Ciao bellissime! Questo è un mini online haul un po' perché io ho ricevuto questa roba veramente tanto tempo fa e non ve l'ho fatta vedere, e un po' perché volevo girare un altro tipo di video, ma non faccio in tempo perché devo studiare e fare cose, quindi insomma. Vi faccio un mini 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 online haul che però mi piace tanto tanto tanto. Infatti tipo la maggior parte delle cose le avete già viste e riviste su Instagram, ma fa lo stesso. Il primo sito che vi faccio vedere è New Dress, un sito che mi ha reso molto felice per tutto a parte una cosa e che è arrivato in neanche 3 settimane, quindi veramente ottima cosa. Il primo oggetto che vi faccio vedere che avete già visto mille volte sono queste calze, che sono delle calzine che arrivano al ginocchio. E sono bellissime perché hanno questo pizzetto sopra e sono super super morbide e le ho prese anche beige, solo che beige le ho già aperte, usate, strausate e sono bellissime, infatti me le vedete su qualunque foto di Instagram ormai. Sono morbide, sono bellissime, penso che ci fossero anche nere e di un altro colore. Comunque come sempre i link sono in descrizione, quindi se volete vedere tutte le varie cose cliccate qua sotto. Poi abbiamo preso principalmente accessori perché erano mi ispiravano di più. Ho preso questo paio di occhiali che mi avete anche già visto questi su Instagram. Li ho messi a Roma, li ho indossati a Roma perché hanno l'UV qualcosa a 400, quindi effettivamente li ho voluti provare e riparano da sole. Per l'amor di Dio, non sono potentissimi, però riparano dal sole, non sono come quelli con le lenti finte dei cinesi a 3 euro, anche se costano veramente poco. In più sono super super belli perché hanno quest'area super super vintage. Mi piacciono veramente da morire e li userò tantissimo quest'estate. Un altro oggetto è, penso che ce l'abbia la Giulia, identica oppure molto molto simile, perché io ho preso questa borsetta qua bellissima che è veramente adorabile. E la adoro perché è bellissima, cioè se la guardate bene è di un bel marrone scuro cioccolato, va benissimo con tutti gli outfit, più autunnali, forse invernali, però anche per la primavera è bellissima e è perfetta. Puzza un pochetto di plastica, ma è perché non l'ho utilizzata, perché io cerco di utilizzarle il meno possibile le cose prima di farvele vedere, in modo che non si possano rompere, non si possano rovinare e far vedere esattamente come arrivano. E anche questa promossa pieni voti, anche perché mi pare che venisse veramente pochissimo. L'unica cosa che non mi è piaciuto niente, è questa maglietta, che è quella classica maglietta che si vede un po' ovunque, quella bianca, con sopra questi fiorellini qua in trasparenza. E l'ho presa per metterla con tutte quelle fantastiche gonnelline bellissime che ho preso l'altra volta. Solo che è arrivata con questo bordo di fiore tutto sporco di nero. Ora sicuramente non lo potete vedere da qua, o forse sì, chi lo sa. Comunque vi farò un piccolo close up e quindi la devo lavare e quindi non l'ho ancora messa. Solo che ovviamente ora proverò a lavarlo e chissà se andrà via questa macchia. Vedrò un attimo, comunque non sono stata contenta perché comprare una cosa che arriva sporca non è il massimo. E soprattutto in generale la maglietta non è un granché, è molto trasparente, ha fili ovunque, i fiori, i bordi dei fiori sembrano veramente molto molto delicati, quindi diciamo che questa non le do la sufficienza per niente. Secondo e ultimo sito che si chiama Twinkie Deals e ha della roba veramente bellissima. Io sono contentissima e sono innamoratissima. Ora vi faccio vedere. Il primo oggetto è un vestito che io devo fare un po' stringere ed è questo qua. È un po' un casino. È questo vestito con questo, molto attillato, con questa stampa fantastica per l'estate, cioè guardatelo e ditemi se non vi grida estate, con la Caged Neck, penso che si dica così, ma non ne ho la più pallida idea, che è la parte del collo tutta chiusa. Ovviamente indossato lo vedete meglio. Devo dire che a me fa un po' di difetto qua sul lato, ma l'ho fatto vedere alla mia nonnina perché la mia nonnina
mi mette a posto tutte le cose troppo grandi o troppo piccole, e mi ha detto che ci vuole veramente niente a stringerlo un pochetto sul lato. Comunque ve lo farò vedere indossato, ovviamente come mi è arrivato, senza modifiche. Poi appena lo modificherò e appena farà caldo lo metterò sicuramente, perché è meraviglioso, cioè boh. Il secondo oggetto di cui vi parlo sono tre, e sono tutti molto simili. Uno è qua, ma non so se la vedete. Sicuramente vi farò una carrellata tipo adesso di tutte le collane, oppure mentre ne parlo. E sono quelle collane stile Brandy Melville, anzi sono praticamente identiche, un po' Tumblr, che sono ovunque, perché hanno più layers oppure hanno più gemmine e sono particolarissime. Devo dire che questo sito ne ha veramente una valanga. E io ne ho scelte le tre che mi piacevano di più, diciamo. Queste qua sono ancora chiuse perché non volevo assolutamente rovinarle. Questa ho dovuto metterla perché mi piaceva da morire. Infatti questa qui con le perline l'avete anche vista nei due libreriamo, che vi lascio qua sotto ovviamente se li volete vedere. E la prima è questa collana qua della Fashion Jewelry, famosissima marca, che è parecchio lunga. Poi subito finisce con un cosino molto sottile e poi si allunga ancora e diventa un triangolino. Io le ho immaginate tutte con quella fantastico crop top di Romwe della vecchia haul. Infatti ve le farò vedere indossati con quelli, perché secondo me stanno da Dio. Poi sono bellissime perché sono di questo colore dorato che sta bene con tutto. La seconda invece è una a più strati come quella che indosso adesso, che è una corda semplice, due corde con due cerchi che diventano sempre più grandi e massa, cioè questa qua è veramente da super fashion Tumblr girl e mi piaceva da morire. E questa qua è la mia preferita perché ha una serie, quella più corta con tante piccole perline più grosse, poi ha una fila di perle e un cerchio, e ragazzi fa una luce, cioè l'avete visto se andate a vedere nel libreriamo, c'è questa collana che fa sbrillucci con un casino ed è veramente veramente bellissima. E questo era tutto per questo mini online haul. Ne arriverà presto un altro, perché mi sono arrivate in parte alcuni ordini che ho fatto proprio io con i miei soldini da AliExpress, che vi devo assolutamente far vedere, insieme a poi alla roba di SheInside, Romwe e altri siti, perché sennò poi li faccio troppo lunghi e non mi piacciono. E soprattutto arriveranno presto, ve lo giuro, dei video fatti un po' più elaborati, soprattutto di ricette, perché ho voglia di farvi dei video di ricette sulle cose che mangio ultimamente, solo che mi sono ritrovata veramente con poco tempo perché ci sono gli esami a giugno e io non so più come fare, sto già piangendo. Quindi spero che mi perdonerete. Ci vediamo alla prossima. Ciao bellissime!